Ed eccoci qua ragazzi in un altro episodio su Dark Souls 3. Riprendiamo qua davanti alla campana e suoniamola. Bello. Ok, ora in teoria si può scendere semplicemente per seguire? Non lo so. Penso che probabilmente morirò. Prendo il dubbio. Però buttami. No, non così. Così. Figata, non me l'aspettavo. Bello. Andiamo. Tanto si vede qui un oggetto là sotto, tipo un pochettino, no? Ecco, là, vedete? Che appare e scompare, molto chiaro. Vabbè, sti cazzi, lo vediamo dopo. E se è anche la prima volta che proviamo questa arma nuova. Oh, sì. E moriremo anche male, però. Corriamo veloce. Madonna. Attacco la zampetta. Ok, la zampetta non è da attaccare. Anche se magari così. No, no, no. Meglio no. Minchia. Dove cazzo stai? Vieni qua. Apiccione! Te faccio arrosto. Mio Dio, la fatica. Aia. Se non altro la nostra è comunque. Minchia. Un'arma che attacca verticalmente, quindi è più facile tutto quanto. Aia. Attacco potente, via. Oh, che figata. Oh cazzo. Mi allontano, mi cago, mi cago. Mio Dio. No, volevo attaccare. No. Cazzo. No, non volevo fare il calcio. Cazzo. Oh no. Minchia. Aia. Fammi curare. Ok, grazie mille. Potente, ragazzone. Ma non abbastanza. Ah, muori male. Dannato piccione. Ovviamente non finisce così. Sarebbe troppo semplice. Andiamo, fatti sotto. Facci vedere il tuo vero potere. Il potere del fulmine, di tuo padre, Gwyn. Sì, raga. Lui è il primogenito di Gwyn. Quello che è stato. Quello che è scomparso, diciamo. Aia.
che culo. Ed è potente, ma non abbastanza. Sì, mo manca solo che mi faccia inculare male. Fammi curare veloce. Gentilissimo, gli chiedo di farmi curare, mi fa curare. Bravo ragazzo. Attenzione. La potenza. Siamo troppo forti. No, pensavo di poterlo colpire. Che sfiga. Oh no, si sta solo abbaffando. Mio Dio. Non so che è successo, ma va bene così. No. Oh no, oh no, oh no. No. Sei potente, compa. Molto potente. E a sto punto facciamo le cose come si deve. L'anello, quale ci togliamo? Quello del serpente, magari? Giusto per tempo di difesa dal fulmine, che ci sarà molto utile. Come potete ben constatare, che questo qua è tosto. Vediamo anche se c'è qualcos'altro che difende bene dal fulmine, magari. Ragazzi, questa è la build definitiva, considerando il nostro peso e quello che ci abbiamo, contro questo boss, perché, oh, buone difese fisiche, 36% di assorbimento di danni da fulmine. Ci abbiamo pure il regen dello scudo, che cazzo vuoi di più della vita? Stiamo a posto, in teoria. Certo, dobbiamo anche togliere l'anello della cloranza se volessimo avere alte difese dal fulmine, però, non lo so. Anche se... No, devo resistere alla tentazione. Anche se... Nah, basta. Andiamo. Però... Prima l'abbraccio, che sennò qua... Andiamo. Tentativo numero 2, e in teoria dovrebbe essere già quello definitivo, dai. Non posso fare così tanto schifo, è su... Intanto il piccione magico è pure tornato in vita. Arsa, e c'è. Quanto vale che uso la mia arma come scudo? Ecco. Minchia. Mi posso curare. Una sola fiaschetta perché magari... Beh, che? Lanci i fulmini, eh? Apri bute! E a terra? Su? Basta? Ah, io mi ha preso in pieno! No, cazzo. Uno e due colpi sicuri. Perfetto. Attacco pure la zampa, vaffanculo. Aia, non me l'aspettavo, molto veloce sto colpo. Non vedo una ciola. No, la prospettiva mi ha ingannato. Addio. Zacchete, fammi curare veloce. Ok. Doppio attacco. Free. Oh no. Attenzione, per culo. Lo so, sono stato greedy, però poco importa. Ok, ora importa però. Devo togliere la finestra per curarmi, che non posso curarmi a cazzo. Ok, questa va bene. Potente, ragazzo. No, ho fatto la cazzata. Doppia cura, veloce. Ah,
Maya, più lento di quanto pensassi. Che culo, giusto in tempo. Ci riuscirò in tempo? Sì. La prima volta non conoscevo il tuo moveset, ma stavolta non mi freghi. Ok, forse un pochettino sì, però. E ho anche perso le anime. Cazzo. Vabbè, sicuramente avevo solamente 2 o 3 anime inutili, quindi sti cazzi. E a sto punto togliamo lo scudo, perché questo qua fa veramente cagare. Cioè, ogni tanto i colpi li devo poter bloccare. Voglio quello del desiderio. Ma io so coglione, raga. Noi abbiamo il buff della piromanzia e io non lo uso. Ma io so coglione, porca miseria. Ma dai. Le dimenticanze quelle brutte, proprio. Ah, non lo posso buffare. Capisco. Pensavo che non avendo nessun elemento fosse un'arma buffabile. Mio Dio, ha ignorato lo scudo completamente. Manco fosse cartapesta. Mio Dio, non vedo un cazzo. Madò, telecamera. Oh no, fuoco, 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 fuoco. Ma dopo la prospettiva fotte un casino proprio. Porca puttana. Oh no, il fuoco. Ok, niente. Peccato, qua ho perso un'ottima finestra di attacco. Oh mio Dio. Cioè, tutte ste nuvole qua sotto saranno anche fighe, però porca puttana come rompo le scale. Cioè, ti impediscono di capire dove è sto piccione galattico di sta ceppa. Le distanze sono molto più difficili da valutare. Ecco, attacco bloccato. No, puttana. Picciona puttana. Ma vedete, vedete, cazzo di nebbie di merda. Già pensavo di missarlo questo, è vero. Forza, usa il fuoco, usa il fuoco. Faccio delle fiamme. Vabbè, anche questo va bene, che è una buona finestra, ecco. Oh no. Ok, un attacco, posso fare un attacco? Così. Morto? Ok, ok, ci siamo. A sto giro poi schippiamo, perché sti cazzi. Madonna, sto attacco non l'aveva mai fatto, sbaglio. Sto cazzeggiando troppo. Porca puttana, sto cazzeggiando troppo. Sei stronzo come poche cose al mondo. Ma sei figo. Madonna, questa mi sa che è la boss fight che mi ha fatto morire più volte di tutto il gioco. Cioè, raga, di solito noi al secondo tentativo riusciamo già a vincere, sbaglio? O mi ricordo male? Questo invece è già il quarto. Incredibile. Ciao piccione, ci si rivede. Madò. È una cosa odiosa sto pavimento qua. Su, attaccami, bravissimo. Molto bravo, bravo, bravo.
Orba, prendi il cazzo! Aia! Giusto al pelo? No, ma perché mi ha attaccato a caso? Oh no, fiamme, 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 fiamme. Cazzo, te pareva? La mia solda fortuna. Due? Sì, godo. Fuoco. L'ho riconosciuto, che bello. Ok, un attacco ed è morto. E probabilmente basta pure l'attacco leggero a una mano proprio. Fuoco, fuoco, fuoco. Dai, che magari ti becco? No, non ti becco. Addio! Dai, dai! Skippa, skippa! Veloce, veloce! Madonna, potente! No, avevo rollato! Cheater! Sei un cheater! Sei un cazzo di cheater! Attenzione, ripost! Ottimo! Ne approfitto anche per curarmi. Dai, eh! Oh no! Ah no, semplicemente... Basta che faccio questo, non devo nemmeno allontanarmi. Minchia, forse avrei dovuto allontanarmi. Ok, brutta mossa, brutta mossa. Doppia, doppia. Qua non devo rischiare. Re... Aia! Scusate se non parlo troppo, però penso che sia meglio che io mi concentri un attimo. Col cazzo! Col cazzo! Muore! Anima del re senza nome. E la leggiamo istantaneamente. Madonna, guardate quanto è bella rispetto alle altre. Porca miseria, quanto è figa. Anima del re senza nome. Un'anima corrotta, infusa con la forza. Il re senza nome, un tempo, era un esperto ammazzadraghi, prima di sacrificare tutto per allearsi con gli antichi draghi. Un traditore. Beh, il tradimento spiegherebbe la sua cancellazione dalla storia. Ha senso. In effetti,
Cioè, ok, non era un drago, era una viverna, però comunque stava a cavallo di una viverna, dai. E ora finiamo in bellezza andando da una parte, ovvero verso i guardiani dell'abisso. Perché Andre l'ultima volta ci aveva detto qualcosa di interessante. E questo ci porterà a sfidare Oakwood, o come cazzo si chiama, non mi ricordo. Well, I've decided to stop running from my fate. Loathe me all you like. I shall take what makes you dragon. Ma quel cazzo. Sì, ci ho azzeccato! È Oakwood! Piace? Mi spiace, ma io sono troppo forte per te. Curati pure. Madonna, lo spostamento d'aria l'ha preso. Attenzione, che culo. No damage, attenzione. Sarà così? Non lo so, però quasi. Poco ci mancherebbe. Ma devi trovare un momento migliore per curarti. A coglione! Cazzo. No, niente no damage. Peccato, ci sono rimasto un po' male. Ci speravo. Beh, non troppo, però. Però non sei nemmeno troppo male, dai. Certo, non sei al mio livello mai nella vita. Però. Mi spiace per te. Brutto momento per curarti. Addio. You are a dragon. More dragon than I. Pietra della testa di drago scintillante. E le abbiamo ottenute tutte ormai. E leggiamola quindi. La seconda pietra infusa con il potere dei draghi eterni, offerta a un immenso drago. Conferisce la testa di un drago per emetterne il soffio e proiettare il miraggio di un arcidrago. La trasformazione è irreversibile fino alla morte. Tale illusione rappresenta il primo tentativo umano di imitare l'aspetto di un antico drago e ha svelato la pochezza dell'esistenza umana. La via per i vecchi draghi è lunga e tortuosa e solo uno riuscirà a completare il viaggio. Beh, l'episodio di oggi è stato un pochettino monotematico, però vabbè, dai, abbiamo fatto comunque robe fighe. E se vi è piaciuto potete farmelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e noi nel dubbio ci vediamo alla prossima. Ciao!